abbiamo pensato come essere di nuovo presenti e oggi che sono qua dico ma abbiamo proprio azzeccato. Fare una mostra apposita sulla Catalogna era troppo corto il tempo e mi sono messa alla ricerca di un'altra idea. Però avendo noi come ospite d'onore Giulia Orecchia, questa grandissima italiana che insomma è una figura centrale nel libro illustrato italiano, non solo come illustratrice, appunto come ideatrice del gioco tra le pagine, ho detto beh ma non c'è niente di meno, va benissimo. E poi leggendo su Giulia Orecchia i materiali che erano a disposizione, questo anagramma di Stefano Bartezzaghi, ho detto ma è perfetto, giochi aria luce. Vedendo le persone che giocano, grandi, piccoli, vedendo questi bambini che giocano all'aria aperta e hanno voglia di fare dei giochi semplici, dei giochi che gli adulti bypasserebbero, c'è altro da fare, invece i bambini si fermano a fare delle cose semplicissime. Mi ritorna però anche un'altra bella sensazione, un'altra bella parola che è utopia. Mi sembra che in questo festival ci sia spazio per l'utopia di gente che sta insieme a giocare, a perdere il proprio tempo, ma non perderlo.